Rassegna stampa di sabato 31 agosto 2013, che apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. In prima pagina: droga per le ultime sere estive, brindisino finisce in carcere. Arrestato dalle volanti dopo il rinvenimento di mezzo chilo d'erba. Operazione della polizia, il blitz e la perquisizione in casa del 29enne in via Cittadella, pieno centro storico. Operaio morto, sono sei gli indagati. Incidente sul lavoro, il 3 settembre l'autopsia. Il PM Emanuela Pellerino ha iscritto i nomi di sei persone sul registro degli indagati con l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo in relazione alla morte di Angelo Reschi. Arriva la bolletta ed è rissa in casa, arrestati tre ganesi. Dopo il ricovero per lesioni, bolletta esosa recapitata nella casa presa in affitto da tre extracomunitari che, dopo essersi resi conto dell'importo, cominciano ad accusarsi reciprocamente fino a darsene di santa ragione. C'è voluto l'intervento della sezione volanti della questura. Festa dei patroni Teodoro e Lorenzo, oggi e domani Brindisi si ferma. Oggi alle 19 la processione a mare con i simulacri, dopo la solenne processione a mare dei santi patroni, da questo pomeriggio il capoluogo sarà in festa. Arriva oggi il Play Guardia a disposizione di coach Bucchi. Le scelte di Giuliani e Bucchi soddisfano completamente i sostenitori. Dopo aver dato i gradi di capitano a Massimo Bulleri, sono stati assegnati anche i numeri di maglia. La squadra biancazzurra parte da -1 il campionato. Penalizzazione inferta dalla commissione disciplinare. Si gioca domani pomeriggio alle 17 sul rettangolo di gioco del Damuri di Grottaglie, il primo derby. Non dovrebbero esserci grosse novità nell'organico che Ciullo manderà in campo domani. Cartucce e cannabis in casa, 38enne arrestato dai militi. Detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. A Villa Castelli, da tempo i militari dell'arma seguivano i suoi movimenti con appostamenti mirati e pedinamenti a distanza. Acquisiti sufficienti indizi, è scattato il blitz nella villetta dell'uomo, nelle campagne di Contrada Abate Carlo. Incendio di rifiuti speciali in Contrada Autigno, inquinamento, mobilitata ARPA, vigili del fuoco e forestale. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, alcune squadre della Monteco recatesi nella vicina discarica per conferire alcuni rifiuti appena raccolti dai cassonetti dei cittadini. 18 spettacoli teatrali, una stagione per tutti i gusti al Verdi. Presentato il cartellone a Palazzo di Città, a novembre saranno Ficarra e Picone a presentare una serata a dir poco esilarante. Passiamo al quotidiano in prima pagina: festa e decoro, falsa partenza. Il nuovo corso dell'amministrazione scoraggia i commercianti. Erano 150 ambulanti, ma lo sforzo della pubblica amministrazione per una festa patronale diversa, più elegante, non ha avuto seguito. Hanno risposto versando i 400 euro del bando in 60. Il primo messaggio del nuovo vescovo. Sono iniziati ufficialmente con la processione della statua equestre di San Teodoro i solenni festeggiamenti in onore dei santi patroni. Dopo il solenne corteo, i discorsi del sindaco e dell'arcivescovo. Folla sul piazzale per il rap Fedez, migliaia di persone per l'esibizione del rapper milanese. Un successo strepitoso per l'unica tappa pugliese, ieri in piazzale gli Ennio Flacco. Affitti tassati, la rivolta degli studenti, noi più penalizzati, dicono gli studenti. La service tax farà solo aumentare gli affitti in nero dei fuorisede. Ucciso dal fango, indagati in sei. Ci sono i primi indagati per la morte nel cantiere di via Barbaro Forleo a Francavilla, per la tragedia costata la vita ad un operaio al lavoro sulla rete dell'acquedotto pugliese, sotto inchiesta in quattro per la ditta Fiocca Vincenzo e in due per l'acquedotto pugliese. Martedì l'autopsia. La marijuana per il weekend in manette, blitz degli agenti della sezione volanti della questura. In manette è infinito un 29enne, mezzo chilo la quantità di droga posta sotto sequestro. Con droga e munizioni finisce in cella, sorpreso con 6 piantine e 12 cartucce calibro 12 nella casa di campagna un 38enne di Villa Castelli, ora accusato di spaccio e ricettazione. Online o nei mercatini è già caccia al libro usato. Prezzi in aumento, studenti e genitori cercano soluzioni per risparmiare. Intanto l'UDS organizza il mercatino dell'usato, i libri potranno essere scelti anche online.